siamo live di nuovo. Buonasera a tutti. Buonasera. Italo, ma che stai mangiando? Bravi. Ti sei bloccato un secondo con un'espressione bellissima. Dove eri tipo schifato dalla vita, tipo... Ma dimmi una cosa. La mia rappresentazione tipica. Sì, sì. Ma dimmi una cosa, ma... Vabbè, ma che cacchio scrivo? Che cosa? No, non lo so, qua uno ha scritto bye bia. Sì, ma mai detto una cosa, che cosa devo dire? No, no, stavo dicendo, ora, noi siamo in questo momento di intervallo che va dalle 8 e 10 fino a circa le 9 e mezza. Allora, in questa ora, Italo, a cosa ti vorresti dedicare? Vorresti parlare di cartoni animati o vogliamo cazzeggiare e ci facciamo una mezza tier list troll su qualcosa? Che io generalmente in quest'ora mi... Non lo so, Paolo. In quest'ora... Io credo che tu sia più orientato verso la tier list, se devo vedere. A me piacerebbe anche parlare di cartoni, per carità, però decidi tu, sai com'è. No, se vuoi parlare di cartoni, parliamo di cartoni. Se, secondo me potremmo parlare in questo, in questa prima parte, visto che non l'abbiamo mai fatto, bene, di Wonder Egg. Cioè, questa poteva essere... Quando oggi mi hai detto siamo noi due, ti ho detto. Stavo pensando che potevamo parlare di Wonder Egg. Tanto sono usciti i primi tre episodi. Anche se diciamo qualcosina, qualche nostra impressione, non sono effettivi spoiler. Sì, io ho visto solo il primo, però. Ok, io ho visto i primi due. Ok. Capito? Ragazzi, sì. se volete la tier list, mandatecela in cosa. Intanto magari e Italo parliamo di questo Wonder Egg. Allora... Io non so, cioè, quali sono le tue impressioni su questo anime? Intanto faccio quello che mi ha detto Giaggio. Io l'ho detto anche qui, lo trovo strano, cioè, non strano in senso negativo ovviamente, ma strano proprio perché è molto particolare. Non solo come struttura narrativa, perché comunque cerca di raccontare il bullismo attraverso una struttura anche un po' arzigogolata, se vogliamo, no? Sì. Con un intreccio particolare e tutto quanto, però anche proprio a livello visivo è molto strano. Cioè, inizia che almeno a me pareva Tenshi no Tamago, con un'atmosfera super oppressiva, con un tono dark molto forte, che però è un po' allentato dalla presenza di questa ragazzina. E così via. E poi va avanti divenendo sempre più onirico e sempre più sospeso, no? Cioè proprio quell'immaginario che è molto realistico, perché è ambientato comunque in una scuola e tutto quanto, però c'ha quegli elementi onirici fortissimi che ti fanno sempre un attimo disorientare in merito anche a cosa ti sta dicendo, secondo me. Perché poi la cosa che mi incuriosisce di più è proprio che cosa mi vuole dire questo Wonder Egg. Ovviamente al primo episodio non si può capire perché pare almeno una di quelle storie matrioska che più vai avanti, più apri e vedi che cosa c'è all'interno. Però sicuramente il primo episodio era molto, molto accattivante. Io mi ero fatto una sega assurda, proprio letteralmente una sega mentale assurda. Guardando il secondo episodio, perché mi sono detto: ma vuoi vedere che tutta questa esperienza di sto sogno è una tipo metafora di quello che succede nella realtà della ragazza? Tipo una cosa del... Cioè, nella realtà succede questa cosa e lei per riscattarsi da questa... dal fatto dell'amica vive queste vicende così di aiuto. Cioè io sono arrivato a questa conclusione. Beh, vabbè, è una sega mentale assurda, era. Non era una cosa ovviamente pensata, però. Sì, anche che io non so come vanno avanti la seconda e la terza puntata in termini del gioco, quello che deve fare la ragazza, però obiettivamente anche l'idea stessa che lei riesca a salvare queste persone, effettivamente non salvandole, perché poi queste persone scompaiono e non le vediamo più,
È molto particolare comunque inserito in un contesto del genere, perché ti fa un attimo pensare a qual è l'obiettivo della storia, anche l'obiettivo in realtà della protagonista, che per quanto insegua un obiettivo, in realtà deve superare determinati ostacoli anche a livello di crescita, deve cercare un'empatia che magari prima non aveva mai trovato per delle persone che poi scompariranno, non faranno parte della sua vita. È interessante comunque perché è tutto pensato per entrare perfettamente nel contesto, no? Sì. L'errore che invece fa Vedute Vailer, non creare alcun tipo di contesto e quindi non rendere credibili le cose che mi stai raccontando. Mentre qui, per quanto sia tutto assurdo dall'inizio alla fine, è comunque molto credibile perché il contesto che ci sta attorno è pensato per reggere determinati eventi. Eh sì, secondo me è molto interessante, non solo lo sai che cosa mi è piaciuto? Nella 2 è ancora più forte, poi la vedrai appena. È proprio l'impatto visivo che tu hai dall'opera. Perché è proprio forte quell'immagine delle bulle con questa faccia censurata. È proprio forte, devo dirti la verità. Comunque nel 2 aggiungono un personaggio che lo vedi alla fine della 1. E niente di particolare, semplicemente che poi io ho articolato in base alla 2 la mia sega mentale ad un livello ancora superiore, che non ti dico, poi appena te la guardi te la dico, perché secondo me secondo me è proprio bello da guardare. Sì, sono d'accordo, in questo senso qui mi ha ricordato molto Babylon, nel non dire, no? Sì, sì, Perché sì, sì. non racconti con la voce, ma con il corpo, fondamentalmente. E vabbè, questa è una cosa che a me è sempre piaciuta tantissimo, perché giustamente se mi racconti una storia con linguaggio cinematografico, io voglio che tu me la racconti attraverso le immagini, non solo tramite i dialoghi e l'evoluzione della storia. No, ma infatti secondo me c'è un testo narrativo di quello che parlano, ma un sottotesto di tipo visivo che ti fa pensare tutt'altro. Per questo mi sono messo a fare tutta Sì, ma sta. infatti obiettivamente non ti ha detto nulla, cioè almeno il primo episodio non dice Niente, sì. fondamentalmente nulla al di là del background della protagonista che costruisce il suo passato e ti permette di empatizzare con lei ad un livello superficiale, diciamo. Poi per il resto si basa tutto su un gioco delle cui regole sappiamo pochissimo e del cui obiettivo non sappiamo assolutamente niente. Quindi si basa molto sul non dire e farlo invece pensare. Anche perché tutta sta storia del salvare l'amica, secondo te, non è una mezza trollata? Cioè, questa è morta? Dipende. Del senso di come la salva. Bra! Perché, cioè, è anche lì particolare, no? Il fatto che lei creda che possa avere effettivamente una resurrezione e possa tornare in vita. Però poi, giustamente lì, si frappone il problema che noi non sappiamo nulla di questa ragazza qui, della sua amica. E invece, magari, iniziando a conoscere un po' di più, vedremo che magari è connessa al gioco, cioè sicuramente non la salverà in senso fisico. Però può essere interessante invece magari farci un ragionamento sopra, ragionare sul ruolo che hanno le persone che scompaiono dalla nostra vita, come andare avanti dopo che l'unica ancora di salvezza, che ci sembrava possibile, la vita scompare e così via. Infatti questo, cioè, secondo me era proprio interessante capire se effettivamente la potesse salvare o no. Cioè, secondo me è insalvabile l'amica perché è morta, ma non è Sì, detto. ma poi a me sembra più un salvataggio della protagonista, cioè quella è l'unica cosa che mi sembra davvero palese, ovvero che la serie miri a un salvataggio della protagonista in senso sociale, in senso proprio di suo inserimento nella società e tutto quanto, perché comunque ci fanno vedere che lei ha molti problemi a relazionarsi con le persone, è sempre stata presa in giro per l'eterocromia. Eccetera. Tanto anche quella cosa interessante, no? Piuttosto che utilizzare i soliti motivi un po' stupidi per bullizzare,
utilizzano invece qualcosa che fa portare la protagonista a sentirsi diversa dagli altri, no? E quindi inserisce anche il discorso appunto, della diversità, dell'adolescenza che ti fa cercare di omologarti agli altri e così via. Gennaro scrive: una cosa interessante è che lo sceneggiatore non aveva mai lavorato ad un anime. Negli anni 90 ha scritto diversi drammi e trattato diversi argomenti tabù. Ha deciso di lavorare dopo anni ad un anime per avere meno limitazioni sui contenuti. E in generale, a livello di staff, potrebbe star sfornando tante promesse. Anche il regista mi pare che sia il suo primo lavoro da regista di una serie. Pare che prima fosse animatore storyboard. È stata Interessante. comunque una sorpresa perché io non conoscevo praticamente nessun nome alle spalle del progetto, invece anche a livello tecnico mi è sembrato molto promettente e interessante. Eh sì, secondo me addirittura alla 2 c'ha momenti di altissima regia, sai? Perché ovviamente i combattimenti non saranno tutti stupidi come il primo, ma questo si era capito. Più vai avanti, più diventerà in un certo qual senso difficile, e già nella 2 hanno dovuto fare qualcosa di più particolare, e secondo me a livello registico proprio riesce molto bene questa cosa. C'è proprio un bel momento di combattimento. E niente. Allora, senti qua. Ok. Piano, tanto sicuramente andrò avanti. Mi hanno mandato una tier Dimmi. list di registi, di director. La vuoi Ok. fare? Facciamola. Vediamo quali registi ci stanno, più che Ah, altro. ci sta un po' di tutto, sai? Ora fammi vedere. Ecco qua. Fa un minuto che. Ok. Ora te li faccio vedere. Ok. Allora, Ashiyuki Shimbo. Qua ti mettono pure che cosa ha fatto. Madoka Magica. Partiamo così. Vai, vai. Akiyuki, Comunque Akiyuki leggi, poi Paolo, porca scusa. puttana, Akiyuki. Cazzo, lo sai il nome di Vabbè, Shimbo? Io conosco solo Shimbo. Partiamo così, fammi vedere i tier più che Allora, altro, vabbè, S, magari. A, B, C, D e Don't Know. Vabbè, i Don't Know non penso che ce ne Ah, siano qua. ok. Boh, dobbiamo anche vedere il criterio con cui li stiamo valutando, Ah, più che giusto. facciamo un po' a caso, diciamo, non lo facciamo Diciamo, seriamente. sì, facciamo qualche un po' così non molto seriamente, ecco. Ok, io Shimbo lo metterei in B, perché è stato un regista, diciamo, un po' fricchettone, è l'unico termine che mi viene in mente, però è stato anche comunque una figura importante nella definizione di uno stile molto particolare, ha formato anche diversi registi di talento e bene o male le sue serie sono sempre state piuttosto interessanti anche quando effettivamente non è che fossero granché a livello magari qualitativo. Quindi boh, secondo me un bici potrebbe stare. Sì, io sono d'accordo, ma sai, la cosa così, valutando questi registi, penso che dovremmo valutare anche un po' le loro capacità registiche, penso anche dovremmo mettere in gioco. Per questo ti ho chiesto se la volevamo fare seria parlando mezz'ora di ogni persona o No, mezz'ora no, dobbiamo invece farla un così. po' più veloce, però ecco, effettivamente Bishimbo ci può stare, secondo me, anche se registicamente forse è un po' sopra la media rispetto ad altri. Sì, per me ci può stare. Comunque lui a livello registico è uno che ha trovato un modo per fare animazione che magari è anche reminiscente di grandi maestri come Dezaki, però l'ha fatto suo comunque quello stile e l'ha saputo traslare nella modernità fondamentalmente. Poi, Ok, accanto dopo c'è abbiamo. Atsuko Ishizuka, che però è una regista poco prolifica, diciamo, ha fatto poche cose Pochissime e cose. a livello di gusto ha fatto cose che a me e Paolo
Non piacciono, Vabbè, a però non Place for chiamano the Universe life. non è stato così brutto, Sì, quello è molto bello, però lei ha fatto principalmente No Game No eh? Life, ha Sì. fatto pure il film, ha fatto Anna Yamata, ha fatto Prince of Stride, cioè Madonna cose mia. non propriamente portate nell'Olimpo delle produzioni. No, a livello registico è anche una discreta regista, magari non una che riesce a fruscire così tanto dal ruolo di mestierante. Però quando ha il soggetto giusto, io credo che sia anche molto capace di riuscire a raccontare bene. Place for the Universe è comunque molto bello anche a livello della narrazione in sé per sé. Io direi C, Sì, secondo perché comunque me ci può non è stare. neanche molto prolifica in sé per sé, cioè una regista che ha fatto poche cose, diciamo, ha lavorato più in come regista di episodi, storyboard, eccetera. Ok, Atsushi questo te lo Nishigo. faccio dire a te. Vai. Ok, Ma io questo non questo è mi... Atsushi Nishigori. Ah, Nishigori. beh. Ma mancava qualche pezzo, io no, non capivo, dicevo, ma non Sì, infatti te l'ho capivo. fatto leggere a te per vedere se lo capivi o meno. E giustamente non mi hai deluso. Cioè, Grazie, infatti dicevo, Paolo. ma che cazzo è questo di qua? Poi non è Nishigori, che anche mi lui. aiuta tantissimo il fatto che io non riconosca i giapponesi, ovviamente. Ok, Nishigori, anche lui regista, diciamo, acerbo, se così vogliamo Quante definirlo. Ha cose ha, ma che ha fatto fatto? poco a livello di regia generale, ha Niente. fatto Idolmaster e Darling in the Franxx. Infatti, Basta. Poi basta. mi pare che non abbia fatto nulla a livello di regia generale. È molto più apprezzabile come animatore e character designer, il character designer di Gurren Lagann, infatti. Gurren Lagann. Però è comunque uno che il mestiere lo sa fare indubbiamente, che anzi ha anche delle intuizioni davvero molto interessanti, perché tutto si può dire di Darling, tranne che non abbia in certe scene una forte intensità visiva. Proprio l'inizio in sé per sé di Darling, almeno per me, è memorabile, con l'uccello, tutta quella metafora, eccetera. Quindi io in realtà lo metterei anche in B, per premiare un po' il talento che c'è alle spalle del nostro gusto, no? Fondamentalmente, che non ce lo farebbe apprezzare a Vabbè, alla livelli fine l'opera estremi. conta Certo, poco nel fatto di apprezzare un regista o meno, eh? sì. Cioè, poi alla fine Darling a livello registico proprio di gestione, di inquadrature, tutte queste cose di qua, è indubbiamente un buon prodotto fatto anche da un mestierante che comunque ha avuto esperienza nel campo più che nella regia in sé. Sì, comunque uno che ha passato la gran parte della sua carriera lavorativa alla Gainax, si è formato sotto un certo tipo di pensiero, che comunque ha sempre saputo sfruttare molto bene. Poi, bene o male, lui è anche, come dicevo prima, un ottimo animatore, quindi diciamo che sa anche come vale valorizzare i talenti delle persone che gli stanno a fianco. Va bene, andiamo avanti. Ok. Atsuya Uki, Chainkroll e Digimon 3. Allora, io ho visto Digimon 3. Questo che ha fatto di altro, Italo? Rimembrami, se tu ne sai qualcosa. Non lo so. No, Uki lo conosco molto poco. Ho visto anche Senkorol, ma non mi ha fatto urlare di gioia, ecco. No, ma comunque questo pure è acerbissimo. Ha fatto letteralmente queste due cose. Sto vedendo. E poi è stato Sì, sempre. Chainkroll, non so se mi ricordo bene, ma era un progetto mezzo amatoriale, diciamo. No, sinceramente, secondo me questo di qua. Allora, personalmente, Digimon 3, secondo me, non è chissà che cosa a livello registico. Devo dirti la verità. Secondo me. No, Digimon non l'ho visto. Abbastanza No, è anche uno normale. con delle idee abbastanza interessanti. Tipo, Senkorol è molto carino comunque, per quanto non mi abbia fatto impazzire. Però, boh, lo metterei sempre in C, diciamo. Sì. Allora, continuiamo. Ehi Aoki. Ah, questo
Croce e Delizia lui, perché è il regista di Ad Noa Zero, ma è anche il regista di Di Fate Fate Zero Zero. e di Recreators. Quindi è un po' uno che, diciamo, da un lato ci dava la cioccolata e dall'altro un coltello affilato piantato nella pancia. Anche proprio strettamente a livello registico, perché Ad Noa Zero non è una porcata solo a livello di sceneggiatura, ma è una cazzata anche proprio a livello meramente registico, appunto. Quindi, boh, io con Aoki ho sempre avuto questo rapporto di amore e odio, perché Secondo me è comunque proprio apprezzo scarso. moltissimo anche dei Creators. Però anche lì parliamo effettivamente di intuizioni non proprio brillanti. Ricreators, il primo episodio c'è quell'inquadratura, Degli penso che te la occhiali. ricordi, tra le gambe della tipo, oppure degli Quel pov occhiali, degli occhiali che è terrificante. scandaloso. No, no, per me è proprio scarso. Però tipo, Fate Zero invece era molto capace di creare l'atmosfera giusta, di utilizzare un tempo registico più lento per cercare di creare atmosfere e così via. Quindi, boh, io sono in conflitto in questo istante. Allora, se dove, sicuramente secondo me è un po' più sotto rispetto per esempio ai Shizuka, per esempio. Cioè, secondo me la D potrebbe essere meritata per lui. Non è bravo quanto loro. Proprio a livello registico, secondo me ha ancora tanta strada da Più che fare. altro io non credo che sia stato, non so se è la parola giusta, molto fortunato, nel senso che è uno che ha sempre fatto progetti, non ti dico commerciali, però molto legati al proseguire dell'industria, no? Al funzionamento dell'industria in sé per sé. Quindi non mi sembra neanche uno che abbia mai avuto una grossa libertà, al di là magari di Fate Zero. Infatti, può essere, Boh, dai, mettiamolo in C, dai, io voglio crederci. Dai, per la fiducia. Solo che questo scimbo mi sembra troppo vicino a loro. Lo dobbiamo passare, secondo me, per forza in A. Mi sembra troppo vicino Perché? al loro tipo di regia rispetto a quella che fa lui. Cioè, lui No, ma noi stiamo valutando gli individui e basta, stiamo valutando in maniera individuale, non in maniera che si può collegare la Shizuka a Shimbo. Ok, E poi soprattutto dobbiamo solo ricordarci che Shimbo è umano e quindi lo dobbiamo tenere in B per quel motivo lì. E allora, Fumori Kizaki. Allora, secondo me lui. Fuminori, comunque anche questi proprio scrive bene i nomi. Madonna, ma io già poi che non li ricordo mai i nomi, quindi partiamo da questo. Parto dalle opere e poi capisco chi cazzo sono. Allora, secondo me lui ha fatto grandi lavori a livello di regia per quanto riguarda per esempio Basilisk. Però ha fatto tante cose, però anche lì a livello di regia non è che ha fatto chissà quante cose, no? E sì, diciamo che non lavorava molto negli ultimi anni, almeno come regista completo. Boh, io Kizaki non l'ho mai trovato particolarmente interessante. È bravo a fare serie d'azione, Samurai comunque è molto esuberante come serie. Però insomma, non mi è mai parso uno che abbia appunto sorpassato moltissimo il livello del mestierante. Poi chiariamo che il mestierante non è un'offesa, ragazzi, Anzi. anzi. Sotto certi punti di vista è anche un complimento perché obiettivamente è uno che sa fare il suo mestiere e che ogni tanto magari riesce anche a tirare fuori qualcosa di molto interessante, tipo Verhoeven nel cinema è un mestierante, però ha fatto anche lui un paio di capolavori, tipo Total Recall, per dire Atto di Forza. Quindi boh, io lotterei anche lui in C in realtà. Ci può stare. Allora, Goro Taniguchi, questo di qua ha fatto Code Geass. Minchia. Sì, Taniguchi è uno anche abbastanza prolifico in realtà, lavora anche abbastanza ultimamente, non mi ricordo se in questa o nella stagione prossima deve uscire una serie sua, però io l'ho sempre visto come un regista molto mediocre e la cui fama è dovuta esclusivamente a Code Geass. Infatti Taniguchi è uno dei pochi registi di cui si parla ogni tanto solo perché ha fatto Code Geass, obiettivamente Ah, ma poi sto vedendo che ha le fatto altre anche Planeta cose non S. se le ricorda nessuno. Sì, ma Non l'avrei mai Planetes ci stava detto. anche Okochi, eh? Okochi ha scritto la sceneggiatura di Planetes.
No, non ne avevo la più pallida idea. Sto guardando qui chi ci ha lavorato, che cosa ha sì. fatto. Sto vedendo che comunque, tipo, roba che sua io l'ho vista un pochino. Planetess, Maria the Virgin, sto vedendo che ha fatto pure. Però sono d'accordo, a parte per Planetess, che secondo me registicamente è incredibile. Però là fa tanto più la, tra virgolette, fotografia, il suo effetto, che la regia in sé. Ecco. Più un lavoro di storyboard che di regia nel senso stretto della parola. Sì, diciamo che più che altro il suono a me si è legato a tante serie, appunto, l'ho sempre visto un po' impalpabile, senso che la sua mano non l'ho mai percepita più di Bravo. tanto. Bravissimo. Forse lo metterei in D, uno di quelli che quasi Boh, io in realtà sicuramente. anche in C, Dici? Ci penso che boh, sarà sì, abbastanza alla fine, gettonata Anastasia. è sempre un mestierante, capì? È sempre uno che il mestiere comunque lo sa fare, non gli si può negare questa cosa. Il fatto è che poi di registi scarsi ce ne sono pochi, Vabbè. comunque non ce ne sono quasi, perché obiettivamente, come abbiamo detto più volte, questo è un mondo difficile, quindi a meno che tu non abbia voglia di affrontare quei ritmi lavorativi lì, quei problemi lì, te ne vai. Ci sta, infatti. No, ma sono d'accordo. È Quindi gli difficile scarsi non beccare sopravvivono. un regista scarso. Cioè, no, non mi sembra neanche plausibile di per sé. Certo. Allora, questa Ok. tizia è l'unica Allora. cosa che ha fatto è Violet Evergarden, mi sa. Sì, la fuggita la conosco molto molto poco, quindi non mi esprimo molto in realtà. Io la metterei addirittura in donno, che obiettivamente Ma è ha una. fatto solo, letteralmente, ha fatto che Animation e Sì, ma solo Violet. ha fatto anche l'animatrice, è un'animatrice di alto livello, però l'ho studiata davvero davvero poco, anzi non l'ho proprio studiato. Vabbè, se dovessimo giudicarla solo a livello di regia un po' meno così, secondo me la C se la merita, non è andata male alla Sì, sua ma prima, o pure forse in B. anche Violet B. comunque è molto. Cioè, tecnicamente non gli si può dire un Sì, cazzo vabbè, a Violet. Violet, sono d'accordo, la mettiamo qui, ma tanto per, anche se non conosciamo molto la tizia, comunque per la sua prima secondo me è andata molto bene. Ti prendi tu la responsabilità. Sì, cioè a me Violet fa schifo, Ok. ragazzi. Ok, questo signore attempato non lo conosco, don no. Madonna mia. Allora, su Miyazaki potremmo metterlo addirittura in S, perché secondo me lui nella regia è proprio un maestro. Ci si può dire quello che vuole nelle sue opere, che è monotono, che è tutto quello che è, però secondo me in regia è proprio un maestro, non c'è molto da dire in sé per sé. Beh, sì, ma appunto, cioè, per me è anche abbastanza superfluo parlare di Miyazaki come lo sarà parlare di Takata poco dopo. Sì, infatti, dico, questi qua sono delle persone che hanno creato la regia praticamente d'anime. Cioè, non è che l'hanno creata, Nel però effettivamente senso. parliamo di uno che anche tolto dal considerare la sua regia in sé per sé, è comunque un artista a tutto tondo. È uno che comunque non dico che ha rivoluzionato il volo dell'animatore perché non l'ha fatto, però ha preso la lezione di uno dei più grandi animatori appunto degli anni 60 e 70, Otsuka, e anche quella di Mori, e l'ha resa fondamentale nella sua poetica, mischiando il tutto anche ad una regia comunque molto accademica, perché non parliamo di un Certo. regista tipico sicuramente con Miyazaki, parliamo di un regista anche abbastanza classico, se vogliamo, però è uno che ha la totale comprensione di come funziona l'animazione. Di conseguenza è anche, come dicevo prima, superfluo Sì. provare a discutere di Miyazaki in questi termini qui. Sì, sono perfettamente d'accordo. Possiamo continuare. Che anche quello dopo, cioè con idea che hanno. E ci troviamo in una situazione un po' complicata. Vabbè, che complicato, Paolo, non di cazzate, mi piace. No, nel senso che lui è anche lui un artista a tutto tondo, registicamente, secondo me è un genio, ha
buttato così tante cose nel corso del tempo nelle sue opere che non si può dire altro su Anno. Sì. Infatti, Allora, evito di parlare. Hiroshi Ok. Amasaki, Steins Gate e Orange, non so se Questo è uno fa. di... è Texnolites, anche. Ah, È minchia! No, l'immortale. Questo è uno dei tuoi registi preferiti, Paolo. Dovresti vabbè, conoscerlo. io i registi, ragazzi, i registi non li so associare agli anime. Ho guardato magari tutti i loro anime, ma non li so associare agli anime. Masaki ultimamente si è un po' rialzato. Negli ultimi anni la sua carriera è un po' calata, diciamo, anche proprio in termini di stile. Lui era uno molto riconoscibile, uno che con Texnolites aveva impostato un certo modo di fare regia e l'ha poi riproposto in tante opere. Anche in Steins Gate si vede molto evidentemente chi c'è dietro la macchina da presa. Però negli ultimi anni era un po' calato, non so i motivi, e non era neanche un nome così richiesto. Ultimamente ha fatto L'Immortale, che secondo me è uscito molto molto bene, perché si sposa alla perfezione con la sua idea, di regia e di animazione, e francamente è un regista che di per sé a me è sempre piaciuto moltissimo, perché comunque è anche stato uno dei primi che mi ha fatto capire che c'è un'alternativa, no, al classico. Effettivamente la prima volta che ho visto Texnolites sono rimasto con gli occhi fuori dalle orbite, perché è una cosa Vabbè, molto particolare. Quindi io lo metterei in B. forse anche A potremmo metterlo. Come vedo? L'unica cosa, io ho visto, sto vedendo quello che aveva fatto. Ho visto anche Terraform Mars che ha fatto. Secondo me, Sì. penso che sia l'unica cosa veramente scandalosa che ha fatto di per sé. Però per il resto, guardando tutte le sue opere, sì, effettivamente gran parte del suo stile lo riconosci subito. Non tanto lo stile, proprio il mostrarsi, in un determinato modo, secondo me, è quello che fa bene al regista, cioè il regista si riesce a riconoscere, se lo riesce a riconoscere in un certo qual modo ha dato una sua impronta all'opera e lui per me ci riesce perfettamente. Chi è questo pazzo di qua? Ok. Allora, sono andato un attimo a cercarlo con Gina perché non mi ricordavo chi fosse, ed Ah! è il regista di, della nuova se dell'ultima serie di Hunter x Hunter, di Rainbow. È un regista, insomma, è stato in Madhouse. Boh, in realtà ha fatto delle cose anche abbastanza belle, per carità, ma non è uno di cui io abbia saputo identificare proprio degli stilemi, ecco. Sono d'accordo, secondo me sì. Sì, ci può stare. Non è neanche la personalità che conosco molto, quindi prendetelo con le pinze, giustamente, sto C. Imaishi. Vabbè, allora, Paolo Solazzo lo mettiamo in A. No, Beh. In A? Boh, in E. forse in S l'avrei messo, dai. Cioè, lo stai mettendo in S? No, no, in A. Per Dici? me non ti dico che ancora non è pienamente formato, perché obiettivamente lui è uno che ha appunto uno stile molto riconoscibile, ha un modo di fare le cose molto precise e tutto quanto. Però io ancora a livello di regia non lo vedo ancora come Anno, capisci? Non è uno che a livello registico abbia dimostrato delle doti veramente superlative. È sicuramente un ottimo regista, però anche il successo e la qualità delle sue cose si basa più sulla sua capacità di creare un immaginario che non sull'aspetto tecnico, secondo me. L'aspetto tecnico inteso come regia qui, perché poi a livello Sì, animazione è certo. un'altra storia. Sono d'accordo, cioè nel senso in realtà se dovessi parlare puramente di regia, secondo me lui gran parte diciamo così, dei suoi risultati sono dati poi da altre parti dell'aspetto tecnico che della regia in sé. E sono d'accordo su quello che hai detto, Sì. ero d'accordo. Cioè poi ecco, io l'avrei messo in S semplicemente perché per il suo stile, perché lui ha proprio forte impatto nell'opera, come suo stile, però quello
non è semplicemente regia, quello è un po' tutto il personaggio in sé. Però vabbè. Certo. E vabbè, Isao Takata non abbiamo niente da Vabbè. dire, penso. Allora, chi è questo Non mi di fa qua? parlare. Junichi È solo uno dei più grandi Sato. registi dell'animazione televisiva, probabilmente, o comunque uno dei più importanti, regista di Doremi, regista delle prime parti di Ah. Sailor Moon. È un regista che comunque per il lato Ei e anche diciamo per gli anime per bambini, diciamo così, è stato davvero fondamentale ed è un Anche grande regista. regista di Aria. Comunque maestro di Kuara, maestro di un sacco di registi di qualità, di Osoda per dire, Quante è cose ho visto di un lui, signor porca regista. puttana. Mi sto rendendo Davvero, conto, davvero sto guardando grande. la lista letteralmente, sto partendo dalla prima e praticamente ho Sì, visto un macello di cose di lui. Io proprio lui è inconsapevole. molto capace di alternare uno stile più mainstream, quindi più comprensibile per un pubblico più ampio, ha comunque anche delle intuizioni più particolari, più da atmosfera, se vogliamo. E soprattutto è uno che ha fatto lavorare anche personalità che, come dicevo prima, avevano un'idea particolare dell'animazione. Iguara piuttosto che Osoda, gli ha Sì, dato sì, sì, molto sì. spesso spazio. Sono perfettamente d'accordo. Io Allora, Ina lo metterei. sì. Non la vedo più la tier comunque. Ok, adesso la Ogni metto. tanto, vabbè. Ok, vabbè, il prossimo Katsuhiro Otomo. Ah, su Otomo ne potremmo discutere, in realtà, perché secondo Facciamo la me... provocazione. Vai, vai, Mettiamo in di. C. Secondo me, io pure ti stavo dicendo la stessa cosa. Secondo Perché me è un obiettivamente mestierante. non è un regista, cioè non è un regista d'animazione, E raga. infatti, cioè È lui uno è... che ha provato a fare il regista d'animazione e per carità gli è uscita anche bene la cosa. Però è anche stato attorniato da persone che capivano l'animazione. Cioè, sicuramente su questo è stato molto bravo nel capire, insomma, che è un mestiere che non puoi fare da solo, soprattutto se non hai l'esperienza e le basi per farlo. E di conseguenza mi creo uno staff che possa farmi capire magari dove sbaglio, possa portarmi poi ad un risultato finale di ottimo livello. Però non parliamo di uno che si sia veramente impegnato nel fare il regista durante gli anni, anche perché alla fine Infatti. parliamo di un regista che ha fatto tre cose e solo a livello cinematografico. E E quindi io lo parliamoci metterei in chiaramente, e C non che perché a non è. livello registico Sì. fossero comunque di altissimo livello, eh? Ottime opere, ma non Akira sì, eccellente. cioè. Vabbè, Akira sì, quello sì. Però è comunque anche lì, non è che Sì. ci sono gli espedienti registici di qualcuno che ha capito che cosa voglio dire. No, ma lì c'era una produzione enorme che fino a un paio d'anni fa era la produzione più dispendiosa di sempre, quindi grazie al cazzo che lì c'avevi un attimo più di capacità di fare quality control con delle persone che veramente sanno cos'è. Però obiettivamente quello è un filmone anche a livello registico, ecco. Poi vedi chi ha fatto gli story, cioè, Ma perché mi poi è sembra sempre che lui quello il stesso le abbia fatto. fatto, no? Torniamo Una sempre allo stesso parte. discorso. Sì, ma c'erano anche altre persone, poi quello va a unità il film. Certo. Allora, continuiamo. Vabbè, io veramente in C l'ho messo. Secondo me ha senso metterlo in C. In questa visione, ovviamente. Sì, ma poi questa è la nostra cosa, non stiamo valutando nessun parametro oggettivo, ma semplicemente quanto piacciono a noi questi. Ok, il prossimo, Kazuki Akane. Birdie, the Mighty Codex, Stavo vedendo per me non Kaflown. mi diceva nulla. Ah, Onoain avrà fatto pure questo. Se ricordo bene, controlla però, perché io non... guarda, Lo sai che sì, coi nomi ha so... fatto anche noi. E in realtà Sì. secondo me lui non è così male, eh. Ma anzi, cioè, Ha basandomi un'impronta principalmente forte. su Noe, cioè io ho visto. N non molto, vedo che ha fatto anche Birdie the Mighty the Code, Sì. che è quella serie tutta particolare, fatta in Sì. digitale. E obiettivamente, almeno a livello di approccio, è comunque molto interessante. Però vedo che
non fa una roba da un sacco di tempo. Ho fatto gli AV di Code Geass e basta. Gli Ecco, ultimi ma vent'anni. cioè, voglio capire una cosa, ma com'è che questi tizi non lavorano? Cioè, non hanno richiesta di essere... Perché fai Noain ti vende 200 copie e gli dice al regista: guarda, se tu vuoi fare questa roba qui non lavori mai più in nessuno studio possibile e immaginabile. su questo Com'è? Boh, purtroppo, dai. secondo me Io non è male. metterei in Sì, B sì. perché comunque sono degli immaginari molto interessanti, cioè Noain e Birdie the Mighty, specialmente Birdie the Mighty, sono state pietre miliari per un modo di fare animazione diverso e più vicino a quello contemporaneo, no? Birdie the Mighty ha proprio fatto quasi nascere la generazione dei web animator, quindi comunque è un nome di un certo peso. Allora, il Kenji prossimo. Kamiyama. Allora, questo di qua lo conosco, perché Sì, l'unica cosa che so è regista. Sack. Sì, ho fatto il stand-alone complex di Ghost in the Shell. Regista che sta in production IG, appunto. E anche lui è più o meno un mestierante. Cioè, ha sempre avuto anche delle idee interessanti, per carità. Però è uno che è bravo a fare determinati tipi di serie, specialmente quelle action. Però non è chissà che tipo di regista, non è che abbia poi una poetica precisa. Poi Non lo so, sì. al di là di questo, la maggior parte delle sue cose mi sono piaciute anche molto, Sì, no, ma ora non c'ho la lista davanti di quello che ha fatto, però a me, Isaac in generale, tutti quelli che sono film e cose del genere, a me sono piaciuti. Anche a livello registico, secondo me, ha fatto dei lavori abbastanza accettabili. Ok. Continuiamo, continuiamo. Allora, vabbè, ora cominciano una sfilza di nomi abbastanza in voga, ma... Vabbè, Kunihiko Iwara. Minchia. Vabbè, S. per me lui è pure da S. È un grande regista, la sua impronta nelle opere è estremamente evidente, ma soprattutto riesce a dare qualcosa in più all'opera proprio con la sua gestione. Una cosa che ho sempre apprezzato di lui è che abbia continuato a fare solo televisione e che non si sia mai buttato nel mondo del cinema, perché obiettivamente sembra un po' una stronzata, no? Però è obiettivamente gli anime è almeno al 70% quello televisivo e di Certo. conseguenza è importante che un regista con uno stile così preciso, soprattutto non si è mai davvero piegato alle necessità dell'industria, del pubblico o dei produttori, continui a fare quello che vuole fare lui su quel medium lì, perché continua ad esserci almeno un'alternativa a un certo modo di intendere le cose, perché poi non è che Iguara faccia le cose in modo diverso. Sono sicuro che anche nelle sue produzioni ci siano le fiamme dell'inferno che circondano gli animatori. Però Iguara è comunque una personalità importantissima, un regista veramente geniale che ha saputo prendere il modo di fare del teatro e portarlo in animazione, reinterpretare le lezioni dei grandi registi come Tezaki. Non si può dire molto neanche su Iguara, credo. Soprattutto è anche uno che, per quanto non abbia lavorato per 15 anni, ha tenuto duro e ha continuato a lavorare in questa industria, facendo le opening di Nodame Cantabile. Madonna mia. Ah, è suo. Sì, l'opening sì. Lui non faceva un cazzo. Da Utena a Mamoru Penguin Drum non ha fatto un cazzo. Utena è del 96, Penguin Drum del 2011, Sì, può 2010. essere. Sì, no, forse un po' dopo, forse 2012-2013, il periodo di Penguin Drum. Però là siamo. Madonna mia. Va bene, dai. Makoto Shinkai. Vabbè, Donno, non so chi sia. Boh, secondo me lui è il peggiore di quelli che abbiamo visto fino ad ora.
per me registicamente Sì, Shinkai non anche ha uno la di più più che altro pallida per un idea. gradimento personale. No, boh, per me è sempre un messaggio, cioè per me siamo sempre lì. Il problema di Shinkai è che è lui a non riconoscere che è un mestierante e si pensa magari di essere un grande regista, di poter fare le panoramiche con la camera Madonna 3D, mia, la perché deve lo può finire. fare. La deve finire di utilizzare quella camera. Perché Per me andrà in C nel momento in cui deciderà di non fare più la camera 3D nei suoi cazzo di film. a me va bene tenerlo in D. Ovviamente chiariamo che non è un regista scarso, cioè non è uno che non sa fare il suo lavoro. Lo sa fare per carità, però è anche uno cresciuto in una bolla fondamentalmente, perché è sempre stato in uno studio in cui non c'erano animatori, è venuto fuori non dal mondo dell'animazione, ma da quello dei videogiochi, e quindi è un po' una personalità. Non dico strana, ma comunque particolare per il mondo dell'animazione giapponese. E non è uno che è cresciuto in un ambiente tale da stimolarlo a, secondo me, a capire realmente come si fa animazione. Infatti, non a caso, i risultati migliori che ha saputo tirare fuori sono quelli in cui aveva dietro uno staff composto da persone con una grande esperienza e un grande talento. È ovvio, è questo. Anche qui, dietro grandi produzioni, grandi circa, non tutte ovviamente, però ci ha avuto sempre la fortuna di avere uno staff che gli sapesse indirizzare dove mettere le Sì, negli ultimi due film, mani. perché Negli ultimi poi due anche film, quello è sì. il modo in cui ti rendi conto di questa cosa qui, perché prima non ce l'aveva e si vedeva palesemente, sia proprio a livello visivo in sé per sé, proprio nella sua interezza, si vedeva che lui non fosse in grado o comunque magari non gli interessasse capire come funziona effettivamente l'animazione e che tipo di prodotto deve essere un film d'animazione. Poi giustamente con Your Name e con Weathering With You è arrivata la Toho, sono arrivati i soldi ed è arrivato anche la possibilità di fare le cose in maniera diversa, delegando tutto ad altri. Sì. Allora, Italo, tu non so se ti ricordi 5 centimetri al secondo. C'è la scena del Certo. treno, quando c'è tutta la parte di neve. E lui c'ha. Cioè in quel momento lui tiene questa camera dal basso verso l'alto, leggermente verso l'alto, di cui 2/3 di schermo è riempito di neve. E il resto si vedono i personaggi. Io ricordo che quando vidi per la prima volta 5 centimetri al secondo e vidi questa scena che per 2-3 minuti rimaneva lì e dicevo: ma che cacchio sto guardando, la neve o i personaggi che per lo più erano in sfondo? Lui non gliene fregava niente di questa cosa. Terrificante. No, secondo me tipo 5 Mi centimetri al sembra secondo giusto. proprio bruttina a livello registico rispetto ad altro. Allora, Mamoru Soda, vabbè. Allora, qua ne potremmo discutere, la decadenza di Osoda nel tempo, però secondo me a livello di regia in generale ha sempre fatto un ottimo lavoro. Sì, per me Ina, ti devo dire la verità, è un regista che io amo moltissimo Sono d'accordo. e che apprezzo anche al di là del fatto che gli ultimi due film non mi siano piaciuti. Però è anche uno che obiettivamente negli ultimi tempi, almeno secondo me, ha subito una regressione a livello proprio registico. Perché obiettivamente una delle cose che io amavo del suo modo di concepire il racconto attraverso l'animazione era la capacità di utilizzare in maniera brillante e precisa i movimenti di macchina. Perché molto spesso comunque vediamo movimenti di macchina totalmente inutili che non servono a nulla, buttati lì magari per dare dinamicità, per dare un'intensità diversa alla scena e così via. Mentre Osoda solitamente è sempre stato in grado di utilizzarli per raccontare qualcosa e per amplificare l'intensità del racconto di quel momento lì. Per esempio, la scena iconica di Wolf Children alla fine in cui c'è uno spostamento di macchina da destra verso sinistra che apre, su una determinata scena è molto significativo perché ti fa capire l'importanza di quel momento lì e la carica emotiva che quel momento lì porta con sé.
Però ultimamente ha iniziato ad essere un po' più incline allo standard, nel senso che non tanto in Boy and the Beast quanto in Mirai, ha iniziato ad utilizzare sempre più movimenti di macchina anche per un effetto meramente scenico. Ed ecco, io ultimamente non l'ho certamente rivalutato, però credo che non si sia molto evoluto dopo Wolf Children. Per questo lo metterei in A. E Sì, poi secondo me comunque anche al di là di questo ragionamento qui, la sua carriera fino a Wolf Children non era a livello di farti dire che magari è comparabile a Anno, ecco, Miyazaki, questo, eccetera. bravo, questo e poi c'è da dire, e alla fine nella sua carriera, secondo me lui può fare ancora tanto. Certo. Sì, Quello è, può deve dare puntare a moltissimo di fare sé. qualcosa. Dai, abbiamo qui un altro pezzo da 90. Mamoru Oshii. Di. Allora, No, sto scherzando. io non sono d'accordo nel metterlo in S, ma proprio no. No, ma Cioè, manco io lo voglio mettere in S, lo metto in A. ok, quindi siamo d'accordo su questo fatto. Bene. Secondo me Sì. Oshi, e questo lo dico sempre, è una di quelle cose che dico sempre, ci ha provato continuamente finché non l'ha azzeccata. Però non è che le altre opere ce le possiamo dimenticare. Alla fine. Allora, su questo non so del tutto d'accordo, nel senso che per me è anche comparabile, se vogliamo, a Miyazaki, Anno e all'Olimpo, no, dei Quello registi. sì. Io lo metterei in A più che altro perché si è preso 20 anni di pausa e non è che cioè, si è allontanato totalmente dall'animazione e non ha saputo mantenersi, almeno secondo me, in pari con l'evoluzione degli anime. Si è perso 20 anni ed ormai non ti dico che la sua importanza non sia più quella di un tempo, però obiettivamente, almeno secondo me, non parliamo più di un regista che tra 20 anni, no, continuerà a far parlare di sé come uno dei più grandi. Perché mentre Miyazaki ha sempre continuato a lavorare, perché Miyazaki è per quel motivo lì, non perché gli piaccia poi effettivamente lavorare nel mondo dell'animazione. Oshi se n'è molto distaccato, ha preso le distanze più e più volte, ha detto che non Ora gli piaceva e tutto fa quanto. nuovo anime sui vampiri. Non lo fa lui, non lo Ah fa no. lui, è sceneggiato da lui. Ah, è sceneggiato, quindi per lo più neanche lavora Sì. alla regia. Che Sì, è cazzo sceneggiato da fa? lui. E poi per carità come regista, cioè è top Certo. tier, quello è No, no. indubbio. Però giustamente nella mia scala di apprezzamento è un po' calato, perché obiettivamente comunque non c'è più nulla da valutare di suo. Non posso sapere come si sia effettivamente evoluto se non mi vado a guardare i film live action, che comunque non possono essere un metro di paragone siccome sono diversi dall'animazione, dal suo modo di fare animazione. Sì. Ok, Mario Kada. Vabbè, non è un regista. Ha fatto solo Makia, mi sembra, nella regia. Però Sì, ma chi l'ha Mario. fatto semplicemente per avere un controllo sulla storia e fare il dramma che voleva lei senza che nessuno mettesse bocca. Poi fate una tier list valutando il nome. Ciao Bugozzi. In che Cos? senso dando il Non nome? lo so che cosa intende dire. Poi fate una tier No, ho list. detto prima che stiamo valutando solo le cose che ci piacciono, non stiamo facendo niente di obiettivo, oggettivo, Sì, no, totale tombale, figurati. bla bla bla. Allora, vabbè, Masaki Yuasa. Vabbè, vedi, qua Sulla arriviamo. scala ideale, ovviamente, per me sarebbe S, Ma per però me pure, c'è però non anche da posso. considerare gli ultimi anni di carriera, perché obiettivamente non ti dico che vale lo stesso discorso di Oshii, perché non è appunto lo Per stesso me dà, discorso, però. però è uno che nel momento in cui ha aperto lo studio non ci ha capito più un cazzo, perché
perché non ci ha veramente capito più un cazzo. Però diceva che praticamente lo studio, leggevo questa intervista, lo aveva praticamente stressato, lo aveva portato Ma a... ci crede, ma lui non è una personalità che può effettivamente avere uno studio e soprattutto come lo intende lui. Perché una cosa è Studio Chizu, quello lì di Osoda, che è uno studio improntato a realizzare soltanto le cose che vuole fare Osoda, e un altro è avere uno studio come Senzaru che, diciamo, comunque sta tentando di inserirsi nel grande marasma degli studi che popolano l'animazione giapponese. E quindi si sta occupando di tanti progetti a livello proprio televisivo. Studio Ghibli non ha mai fatto una serie televisiva, non la farà mai, perché è proprio inteso come studio artigianale per le cose di Osoda. Invece studio Senzaru è inteso come studio in sé per sé, come studio classico. Quindi obiettivamente una persona che è sempre stata attaccata solo al lato creativo delle sue cose e che non ha mai avuto interesse in quello business, non può veramente far fronte allo stress che Infatti. comporta essere presidente di questo studio. Infatti lui non ha mai fatto un cazzo a livello amministrativo, ha sempre fatto fare tutto alla Enyog Choi. Infatti anche tutte le interviste, c'è cioè solo la Enyog Choi, oppure la Enyog Choi che parla in inglese e traduce a Yuasa che ride. Che poi le interviste di Yuasa sono tutte bellissime perché c'è sempre Yuasa che ride come un coglione, anche se dice cose tremende. Mi sembra giusto. Eh sì, ho rischiato un esaurimento nervoso, stavo per morire. Così, Yuasa. Scusate. Comunque, dai. Quindi ti dico, io idealmente lo metterei in S, Sono però d'accordo, realisticamente lo metterei in A. però sì, per me è più A, ma sono perfettamente d'accordo. Le ultime robe, vabbè, tutto il marasma di quello che è successo. Mischino, questo si è beccato praticamente della roba che non si aspettava, tutta addosso. Sì, poi no, non che siano brutte, al di là di Japan Sinks, che non lo ripetiamo per farvelo capire, per farvelo entrare nel Infatti. cervello, però non sono cose sue, più che altro. Non ha fatto nulla lui. Yuasa adesso è tipo un Instagrammer però su Twitter. Sì, raga. Ma io immagino questi tizi che... Allora. È un grande. Masayuki Kojima. Questo di qua me ne parlava Vincenzo l'altra Che volta, mi cazzo ha sembra, che è quello di fatto? Made in Abyss. Controlla, ma dovrebbe essere lui. Ne Ok. parlavo l'altro giorno con uno dei miei amici, quindi... Controlla se è Un lui, ma dovrebbe attimo. essere lui. Non so che altro ha Sì, codice fatto Made sto in tizio. Abyss. Il film di Piano Forest. Piano Mori. Che ha fatto più? I storyboard per Mask, la serie di cui parlava Eric domenica scorsa. Vedi come ritornano le cose anche a Madò, me. è un Black eterno Ballet, ritorno. Mi Buso ble. Shinki e Hanada Shonen Shi. Che cazzo è poi? Master Keaton. Madonna Lavora da un sacco mia! di tempo. Scusate! Lavora da tantissimo tempo. Aspetta che controllo, scrivo Il che... cane tibetano anche ha fatto. È un film carino per bambini. Ha fatto la serie dei Moomin. Ma che Quale cazzo! serie dei Moomin però? Aspè. È uno scimmio, è quella. Oppure sì, sì, è quella. No, raga, ma ha La fatto serie anche storica dei Monster. Moomin l'ha Ha fatto. fatto Monster. Minchia che schifo. L'anime di Monster è Vabbè, terribile. francamente, non è una persona che conosco moltissimo a livello di stile, Ma secondo me non ce l'ha proprio uno stile sto tizio, scusami. ecco. Sì, parlo infatti direi di. Non perché. Aspetta, Cioè, no, sei saltato. Italo? che sono saltato? Hai laggato, non si è Ho fatto capito un così. cazzo. E sì, ti stavo dicendo che io passerei avanti, non perché c'è Naoko Yamada dopo, assolutamente, perché Kojima non lo conosciamo bene. Allora.
Io l'ho messo in D, per me è scarso, perciò a me la gran parte delle cose che ha fatto non sono piaciute, non ci posso fare niente, secondo me è proprio zero. La linea di Monster l'ha distrutta, a mio parere è proprio infimo per come l'ha gestita la Va bene, sì, regia. non me ne fotto un cazzo. Allora, adesso crei un altro tier che si chiama No con Yamada e ce la metti dentro. No, Perché la no, No con Yamada no, non è quantificabile, quindi. il tier che lo mettiamo sotto la S lo chiameremo Tromboni. No, No con Yamada, basta! Tromboni! Vabbè. Ma l'ospite ti ha risposto, Paolo, adesso che ci penso. No, no, non mi ha Sono risposto. le 21:10. No, non mi ha risposto. Cioè, l'ha letto, ma non è che mi ha risposto. Ah, l'ha Tromboni. letto pure, beh. Allora, devo dire, no, con Yamada. Come lo sapevo io. Dai, almeno Tromboni me lo devi accettare, dai. Vabbè, Sì, va bene. indubbiamente secondo me a prescindere da tutto è una grande regista. Per me c'è quella, ci sono in scene incredibili proprio sui Phonium, in particolar modo, tutta la scena là del paesaggio, quella con i fuochi d'artificio, come cazzo si chiama? Quella là, alla fine della prima stagione. Vabbè Paolo, basta di che questa non c'ha manco 40 anni e ha già fatto come minimo due capolavori. Sì, Come sì, sì, minimo, sì, sì. eh. Che se volessi ne cerca pure Sì, no, ma secondo me, a prescindere da capolavori, non capolavori, secondo me a livello registico, secondo me lei è proprio incredibile. Poi le opere a me sue non piacciono, ma non c'entra niente il piacere personale Certo. dalla sua capacità nell'effettivo, cioè per me lei è capacissima, a me non piacciono le opere che fa, ma quello è un fattore mio, cioè è ovvio, se a me non piacciono determinate opere, non è che non posso poi valutarla a livello tecnico, per me lei a livello tecnico è mostruosa. Certo. Sì, ma vabbè, anche inutile continuare a parlarne. Dopo che praticamente tutte le nostre live sono un elogio alla Noko Yamada. L'ho messa semplicemente sotto la S perché secondo me lei è ancora giovane e ha ancora tanta strada davanti. E metterla in S significa che comunque sarebbe completa a livello artistico. E secondo me ancora lei non è completa a livello artistico. Ha tanta strada da fare e la deve fare. Si ripete sempre che intendi per completa a livello artistico, cioè lei ha uno stile pienamente riconoscibile, Ellie è diciamo una maturità, ah, cioè Liz secondo me questa cosa la mostra senza dubbi. Sì, però comunque quando sei giovane e hai ancora 30-40 anni di. No, 30 magari no, una ventina d'anni di carriera davanti, non puoi, diciamo così. Secondo me hai ancora tanto da dare e lo devi dimostrare sempre. Per questo, secondo me, è un po' sotto S. Alla fine, Sì, se vedi gli altri in sicuramente, ma S, per... sono già molto più completi. Sì. No, più che altro sono tutti i registi dell'Olimpo dei registi, e Bra. Yamada giustamente neanche a livello di percezione ci entra ancora, però ovviamente è papabilissima per entrarci per Sì, me, sì, anzi, sì, quasi già c'è. sì. Sì. Continuiamo. Noi Yuki Ok. Abe. Questo ha fatto Bleach, Yu Yu C. Hakusho. Vabbè, sì. Questo è uno dei più grandi mestieranti del mondo. Sì, proprio letteralmente questo tizio sa fare il suo lavoro e lo fa. Non è chissà che Lo fa anche cosa. bene. E lo fa, sì, anche discretamente bene. Continuiamo, Ok, un altro continuiamo. S scontato. Ma dopo, ma questo di qua è proprio a mani basse. Penso che sia uno dei Allora. registi tipo più influenti di sempre. Cioè, ragazzi. Sì, Do sì,
Sì, solo col tempo ultimamente si parli di più di Dezaki perché Vero. obiettivamente è uno di quei grandi nomi che sono sempre rimasti un po' nell'ombra, no? Che obiettivamente tutti abbiamo visto almeno una sua cosa, però tra questi tutti non ce ne sono molti che lo conosco. Che è di Oscar per D, per male sono visti tutti quanti, però giustamente che ci sia Osamu Dezaki dietro non è una cosa, diciamo, risaputa. Infatti. Però Dezaki Però no, è è troppo Dezaki, importante. cavolo. Troppo importante, troppo influente. Secondo me è veramente uno dei massimi registi giapponesi. E soprattutto Sì, seriale. sì, sì, sì. Questa è la cosa importante. Seriale. Sì, c'è anche cinematografico, ha Però fatto qualche dico, film lui. sì, però dico, una secondo me delle sue più grandi forze rispetto a quelli che abbiamo messo in esse è che principalmente lui ha la forza di essere più seriale. Sì, che lui aveva trovato il suo modo, che poi è diventato anche il modo di tantissimi altri per fare appunto televisione, perché cosciente di tutti i problemi, tutti gli ostacoli che c'erano nell'industria, perché comunque ha iniziato a lavorare alla Mushi Production, ovvero uno dei più grandi campi formativi, penso, per gli animatori che ci sia mai Ovvio. stato, e quei ritmi lì non potevano essere retti, e quindi pensò al modo per riuscire a fare comunque qualcosa di meraviglioso anche se doveva utilizzare degli still frame. E oggi sembra banale, però la Udo Sankado, la grande intuizione che poi è passata alla storia, è comunque una roba che inserita in quel contesto storico lì ti fa anche capire l'ingegno di una persona, il modo in Vero. cui con quei pochi mezzi riesca a tirare fuori qualcosa di interessante e funzionale. Sì. Ok, qua possiamo far incazzare Il qualcuno. fratello che invece ha fatto Amtaro. C'è il fratello che ha fatto Amtaro invece, Satoshi Tezaki. Però purtroppo non se lo ricorda nessuno. E Allora, Tezuka, ma cioè, a livello di anime, effettivamente per me lui possiamo è proprio un considerarlo un regista. mestierante. Per me lui è un mestierante a livello di anime con quello che ha fatto. Sì, ma lui ha diretto quattro E cose, infatti. e poi diretto. Urlava agli animatori: oh, dove cazzo sta sto fatto? Me lo vuoi portare sì o no? Porca puttana, non te la do la barretta del eh? Questo faceva Tezuka, non è che dirigeva per davvero. Sì, secondo me pure in realtà non faceva proprio un cazzo, ma lui è stato praticamente quello che ha dato via allo sfruttamento delle persone. Italo? Sì, ma che, dimmi, che Ok, ci sono? è risaltato un secondo. Solo da te però. E sì, boh, non lo vedrei proprio come regista, anche perché all'epoca nel mondo dell'animazione televisiva Grazie, Mopi. soprattutto non è che ci fosse l'esperienza, no? E quindi in realtà già molte persone entravano a far parte degli studi senza aver fatto poi dei percorsi formativi che li portavano ad avere la coscienza del ruolo che interpretavano, perché se vi pensate che Tomino è entrato alla Mushi a fare il regista perché aveva studiato da regista, sbagliate, quello aveva fatto l'Accademia delle Belle Arti perché si voleva fare danni con gli amici, mica perché poi voleva andare a fare regista di animazione. E quindi capì, non c'era neanche, almeno secondo me, il contesto per giudicare Tezuka effettivamente come un regista. Quindi boh, lì gli Ball. farei il tier a parte, ovvero origine di tutti i mali. Sì, Lo mettiamo sotto D, che dici? sotto di vai. Colpa sua. Poi ripeto, per le cose Ah, che ha comunque volevo fatto. ringraziare tutte quelle pagine di Instagram che mi stanno rubando i contenuti dei TikTok per provare a fare qualcosa di informativo, eh? Bravissimi, continuate così. Italo, qua possiamo effettivamente discuterne un pochino perché. È strano che ti ricordi chi sia più che Eh altro, eh? no, no, perché chi mi fa incazzare me lo ricordo. Capito? Non è che. E quelli che mi fanno incazzare.
Aspetta, ho scritto. Incazzare in che modo? Che somiglia quando mi ha fatto incazzare? A me è Non mi mai è piaciuto. piaciuto. No, non mi è mai piaciuto. Ma incazzare No, incazzare no, però nel senso mi ricordo che effettivamente a me non è mai piaciuto, a dispetto di gran parte delle persone dell'universo, secondo me è tipo la cosa più brutta che abbia mai visto, però vabbè. Non più, non è vero, ora e sto esagerando. addirittura. Vabbè, dai, non si può negare che la via Matsumoto sia un talento cristallino, dai. Anche banalmente guardandosi Blood Battle, che Kaisen, dico il titolo giapponese, che Ok. quello me lo ricordo, che Kaisen, anche lì comunque c'avevi già dal primo episodio delle robe fantastiche e Quello sì. passavamo nel campo dell'azione che non era propriamente quello per cui lei era conosciuta, che poi lei è una episode director molto prolifica, cioè ha fatto un bel approfondimento, Fede, se lo trovate andate a recuperare. E diciamo che la sua carriera è cresciuta in quel modo lì, però ha sempre saputo applicare il suo stile. Infatti, ogni qualvolta c'è lei come episode director, lo noti se la conosci. E per me è davvero molto brava, anche molto sfortunata perché Kekkai Sensei nella prima stagione è piaciuta così poco ai produttori che nella seconda l'hanno licenziata. Però comunque secondo me è una che sa fare benissimo il suo mestiere e soprattutto ha un'idea di come farlo. Quindi non ti dico la metterei in A perché In magari B, in B. c'ha ancora il suo percorso da fare, ma in B sì. Sì, ci può stare. Ah, ovviamente, ecco, lei è ovvio che secondo me ormai ha fatto il passo più avanti del mestierante. Ecco, diciamo così. Perché ha Sì, saputo, bravo. anche Kyosugiga, dico, ha un suo stile, ha un suo modo di vedere. Poi a me non è piaciuto, però vabbè, quella è un'altra situazione. Però, vabbè, continuiamo. Ah, Kyosugiga era pieno di soluzioni registiche. Infatti, sì, Andiamo infatti. avanti. Nakamura, Andiamo questo di avanti, qua. Vabbè. c'è. Sì, uno dei più grandi rimpianti, penso, la sua animazione. Perché è una persona con un talento veramente infinito. Che purtroppo ci è stata portata via. Ormai quant'è? 8 anni fa, 2013, è morto Sì, prima. un po' di anni. Sono indeciso se metterlo. Secondo me non è nell'Olimpo insieme agli altri, però ha, secondo No, me, ovviamente. è ben più che meritato come posizione. Sì, assolutamente. Regista di Lane, Lane, sì. ragazzi, per chi non lo conoscesse. Vabbè, il prossimo non penso che abbiamo in realtà cose da dire perché lo abbiamo Che citato. altro grande rimpianto. Soprattutto un regista con capacità assurde. Ora cominciano, mi sa, forse la Yamamoto no? Però poi cominciano una serie di mestieranti non da poco. Due. Sì, vabbè, Kishi, questo di qua. Anche lui. La Yamamoto è anche lei una regista un po' sfortunata, se devo essere sincero, perché non l'ho mai vista pienamente capace di reggere una produzione, però questo non è il criterio per cui la stiamo valutando. Più che altro per me lei sarebbe perfetta in produzione cinematografica per questo motivo qua. Infatti adesso dovrebbe fare il film di Euro Nice, non mi ricordo se è lei a dirigerlo. E lei comunque è un'allieva di Watanabe, si vede proprio palesemente l'influenza del maestro. È una che è sempre stata capace di lasciare il segno, penso, in qualsiasi serie abbia diretto, anche quelle meno personali, come poteva essere appunto La donna chiamata Fujikumine. E a me si è piaciuta molto Sì, sì, sì. come regista. Secondo me, addirittura su Michika Chin ha un macello di soluzioni registiche, secondo me, non da poco. Certo. Che dici? Sì, B? metterei in video. Abbastanza Si è concordi sempre su. mancato qualcosa, più che altro. Sì. Allora, questo di qua, Seiji Kishi. Vabbè, Mizushima, oltre a confonderli, perché io penso sempre che siano la stessa persona, sono anche due registi in realtà abbastanza accomunabili in termini di qualità, secondo me. Sono entrambi due mestieranti anche abbastanza bravi, Sì. perché sanno come dirigere una serie. Mizushima è quello che ha fatto anche Shirobako, per dirvi. Ah, sì. E quindi li metterei in C.
Sì, ci sono d'accordo. Allora, Shingo Natsume. Allora, questo di qua, secondo me, è un po' più bravo rispetto al classico Mestierante. Non mi ricordo cosa ha fatto gran parte delle sue One opere, Punch Man, Space però. Dandy, Akka. Però ecco, sì, lui secondo me ha ottime capacità. Secondo me pure lui una B, secondo me è anche ben meritata. Sì, Natsume nasce come animatore ed è anche un animatore abbastanza particolare. Su Sakura Board trovano diverse cose sue e vedete che è uno che gioca un po' col timing, col movimento e tutto quanto. Ed è uno che comunque, oltre ad avere tanti contatti, questo è uno dei motivi per cui One Punch Man sia così bello, è anche uno capace di sfruttare quei contatti lì. In H è sembra un po' meno, però giustamente devi valutare caso per caso. Però è comunque uno che è giovane come regista, ha fatto poco. Però obiettivamente è sempre stato, almeno come coordinatore, capace di lasciare un'ottima impressione. Poi come regista in sé per sé è un po' più difficile valutarlo, secondo me, perché bene o male in One Punch Man utilizzava tante riproposizioni delle vignette del fumetto, cioè Questo è faceva pure quasi uno a vero. uno a livello registico. E poi diciamo che nelle ultime cose è un po' meno valutabile. H è davvero molto bello, anche a livello di regia, stanno dicendo veramente mozzafiato. Però Sì. ancora, diciamo, è lontano un attimo dalla maturazione totale, secondo me. La sua opera veramente personale deve ancora uscire. Però è giovane, quindi ci sta. Sì. Da Allora, quanti continuiamo. anni Vabbè, qua abbiamo Shinichiro Watanabe. Per me è comunque S. Nonostante negli ultimi anni sia calato parecchio, però a livello registico Uè, ma io, secondo come va la me. produzione di Gabriel Vabbè, e Tuesday? infatti. Beh, signor Watanabe, in realtà noi siamo molto in ritardo, stiamo sfondando di brutto la scadenza, Netflix ci chiama ogni 5 secondi per dirci che siamo delle merde. Ah, e va, voi mi vado a prendere un caffè, ci vediamo domani, ciao! Icha è veramente un genio lui. Sì. Dai, comunque lo metto in S perché per me rimane un Vabbè, grande. lascio a te la scelta. Vabbè, l'alternativa era la A, però secondo me è un po' sopra rispetto a quelli che ci sono in A. Sì, vabbè. Allora, Takamatsu pure lo metterei in C, altro mestierante molto bravo. E Kawamori invece ti direi di fare un altro tier che si chiama Pazzi Furiosi e mettercelo dentro. Aspetta, però Pazzi Furiosi lo mettiamo tra C e B perché secondo me è un po' sopra rispetto alla Vabbè, sì, C. per me è inutile fare queste distinzioni, però fai pure. Però sono perfettamente d'accordo. Pazzo furioso, raga. Un pazzo, come. Allora, Igarashi secondo me. Anche lui è abbastanza mestierante. Non mi ricordo. Ma sì e no, lui ha fatto tante cose comunque, oltre appunto a Soul Eater, che magari è l'anime più famoso suo, o Bungo Stray Dogs, che sono quelli due citati, ha fatto pure Star Driver, per dire, Capitan Heart, comunque quando lui fa il mecha, fa cose veramente molto personali e che fanno vedere anche tutto il suo talento. E per me in realtà anche Bungo Stray Dogs, per dirti, è qualcosa che a livello registico è davvero un point. Non tanto la prima stagione, ma dalla seconda in poi ingrana davvero bene, magari gli hanno dato più libertà, non lo so. E davvero ci sono delle scene veramente bellissime. I primi tre episodi di Bungo Stray Dogs a livello di regia veramente ti tolgono il fiato a ogni ripresa. Per me non è veramente considerabile un mestierante Igarashi, perché per quanto sia stato molto legato a determinate serie abbastanza commerciali, è comunque uno che in realtà uno stile ce l'ha e lo utilizza molto spesso. Boh, non lo so. Lo mettiamo allora in B a sto punto. Ci può stare. Sì, io Questo te lo lo lascio a metterei in te. B. Io ho visto qualcosa, però in realtà non mi è mai piaciuto più di tanto.
Ok. Allora, Ishihara, oddio, qui è difficile. Perché tra SA dove lo metti? Che Sì, però. comunque c'è cioè, un regista incredibile, è veramente uno che è in grado di tirare fuori l'oro dalla merda. Però devi sempre considerare il gradimento totale delle serie che ha fatto, che non è che sia Che molto alto. nullo. Ma secondo me in realtà no, cioè secondo me no, cioè Ah, ok. per puro talento andrebbe in S, per la carriera mettiamolo in A. Diciamo Secondo me già è pure alto per la carriera. così. Ma dai, sì, cioè a livello registico è uno che veramente Sì, ti resta però zitto, però. non lo so, cioè alla fine poi se sei un regista e comunque riesci, comunque le opere devono essere apprezzate in un modo o nell'altro, no. Ho capito, sì, ma se c'hai il soggetto di sta ragazzina che c'ha un negozio di dolci, che cazzo ci devi fare? Lo so, vabbè, lo mettiamo in A, però. Lo so, lo capisco, però capisci anche il fatto che lui comunque ha il 90% di merda. Sì, il tuo punto di vista lo capisco, però stiamo valutando come regista è di altissimo livello. Allora, finiamo questa. Dai, ne mancano pochi, li facciamo veloce veloce così passiamo alla seconda parte. Allora, Araki, Sì, che è quello di Araki di Attack on Titan, di Titan Death Death Note, Note, sì. uno dei registi più sopravvalutati che ci siano, insomma, io lo metterei in G. Sì, cioè in realtà secondo me non ha fatto chissà che cosa, anche oggi proprio ne parlavamo di Attack on Titan, secondo me la prima è addirittura abbastanza, vabbè. Sì, il regista è un mestierante, Sì, anche sì. lui, bravo con le serie action, però non uno che abbia molto da dire, ecco. Ito. Allora, io ho un caso particolare, perché per me, almeno a livello di talento, un B se lo meriterebbe, perché è molto bravo comunque. Lo si vede specialmente in Erased, Sì, dove vero. effettivamente utilizza un po' più il suo stile vero e soprattutto anche nelle serie in cui ha fatto episode directing. Pure in Kekkai Sensen lui aveva fatto un episodio davvero molto bello. Però diciamo che essendo legato ad A1 Pictures, purtroppo la sua carriera è sempre stata piegata al capitalismo, no? Alla grande macchina del capitale. E di conseguenza ha potuto esprimere poco questo suo talento, per cui lo metterei in B. E bene o male, in realtà comunque si parla di un risultato in Sword Art Online, per dire, comunque abbastanza Non è, buono. infatti, Cioè, non è Regolato che Online parliamo non è di. registicamente basso di per Sì. sé. Cioè, è un buon regista, Ito, a cui magari è mancato un Anche ambiente che qui. gli permettesse poi di diventare per davvero se stesso. Cioè, soggetti di merda che non gli hanno permesso di fare il lavoro. Sì, più secondo me l'ambiente lavorativo, più il dover stare in uno studio che è completamente asservito alla Sony. Allora, vediamo, vediamo, vediamo. Vabbè, Yasuhiro Yoshiura. Allora, di questo Yoshura. io ho visto sia Paten Mind Sì, anche. Inverted che Time of Eve, tutti e due li ho visti. Non so se ha fatto, che ha fatto poi, però Paten Mind Inverted a me è piaciuto un macello, proprio a livello, Sì, per me è anche proprio lui è un bello. po' uno che gioca, se vogliamo fare l'autore, un po' come il regista di Sankorol, che ha fatto praticamente solo alcune cose che sentiva molto personali. Infatti, diciamo, le sue cose sono tutte abbastanza accomunabili perché sono bene o male tutta science fiction, eccetera. E L'ho messo diciamo che B. io ho visto solo Patema Inverted, non mi aveva fatto impazzire, eh. Però è un buon regista con anche delle ottime No, l'ho messo in B, secondo me è corretto. Non dà ancora da dare. Minchia, poi qua abbiamo un super nome. Minchia, ma che abbiamo una sfilza di nomi importanti, eh? Ah, Yoshinari io lo metterei in realtà anche in D, francamente, perché da No, regista non ha dai. dimostrato nulla.
Dai, vabbè, Non però. ha dimostrato nulla da regista. Vabbè, però non significa niente, secondo. Cioè. Anzi, ha dimostrato di essere totalmente inadatto al ruolo di regista. Boh, non sono d'accordo. Perché, zì, uno che pretende che nell'animazione televisiva tutti i movimenti siano fatti nel minimo dettaglio e che per questo motivo qui manda a puttane praticamente tutte le produzioni che tocca, per me non è che sia un ottimo regista. Boh, però poi alla fine qualitativamente quello che ha in mano è sempre stato di altissimo livello, proprio per questa dedizione. Il fatto che ci sia questa industria che non Non ti sono permette di d'accordo. esprimere, non lo so. Se parliamo dei primi film di Little Witch Academia, posso essere d'accordo, ma la serie di Little Witch Academia e BNA altissimo livello, no. Sono delle serie sicuramente divertenti a livello di animazione, BNA più di Little Witch Academia, però per me sono prodotti che mostrano tutti i limiti di un'idea del genere e soprattutto tutti i limiti poi effettivamente di trigger in sé per sé. E poi io francamente continuo a ribadire che Yoshinari nelle sue serie non ce l'ho mai visto, francamente. Se non per quest'idea qui, che però come ti dicevo non è che viene rispettata moltissimo, ecco. Boh, Quindi questa boh, te la cioè prendi tu, te la io prendi tu non la lo vedo ad un responsabilità. livello decente. Io te lo Vabbè metto sì, in D. come Vabbè, animatore come è animatore, di la. una regista, fino adesso non ha dimostrato nulla. Allora, Kawajiri, dai che ne mancano 5 e poi passiamo alla bettola. Kawajiri. Ecco, Kawaji ultimamente è stato oggetto di una rivalutazione che Vero. io francamente non capisco, perché Molti lo obiettivamente non è riprendono. un regista scarso, non è un regista insignificante, ma non è un regista importante, ma per niente proprio. Ma sai quante persone mi chiedono Quindi... sempre di Kawajiri? Mi è capitato la domenica. Tantissime persone, mentre che ero da solo, mi chiedevano proprio, che ne so, di Vampire Hunter D, ma anche delle altre sue opere, che su Ma video perché ci ha le ha fatto il rimesso. videodario? Cioè, non pigliamoci in giro. Ci ha fatto il videodario e quindi tutti quanti pensano: ah, è importantissimo. Kawajiri. No, Secondo no. me Kawajiri è B un forse ci regista sta. che sa. È un regista che sicuramente sa fare il suo mestiere, che ha saputo tirare fuori dei film veramente belli. Però parliamo di uno che a livello di importanza nella storia dell'animazione giapponese non ha avuto un ruolo preponderante sicuramente. Se dobbiamo trovare di un'importanza è stata quella di creare le Amadeus. Poi per il resto non è neanche un regista che effettivamente sia rimasto nel tempo, no? Perché obiettivamente non lavora più in termini di regista completo da 20 anni e addirittura è così poco importante per le Amadeus che gli fanno fare lo storyboarder di serie a caso. Quindi, cioè, non lo reputo importante neanche nello studio che ha fondato lui. Figurati, lo devo vedere importante io. Dai, Tomino, dai. Questo lo lascio scegliere a te. Pazzi Pazzi furiosi. furiosi, pazzi C'è furiosi. pure bisogno di Hai chiederlo. ragione, scusami. Perché poi Izubushi. Tomino è uno che ha avuto 10 anni di carriera al top e 20 anni di carriera in cui non si è capito nulla. Ma nulla proprio. Io sono perfettamente d'accordo. Il tier pazzi furiosi penso che sia servito molto. Allora, Sì, il Izubuchi. problema di Tomino è che ha superato la depressione. Perché se continuava a rimanere in depressione, noi continuavamo a vedere i cartoni belli da lui. Invece no, è diventato allegro ed è uscito fuori El Game, piuttosto Dumbine. Mi trovi perfettamente d'accordo. Allora, dai, Allora, Izubuchi Izubuchi, a me. è altro mestierante molto bravo, per cui vale, diciamo, lo stesso discorso di Abe, fondamentalmente. Si è specializzato in un certo tipo di produzione e è sempre rimasto attaccato a quello. Sì, però forse tu dici sempre C? Secondo me no. Sì, io la metterei sempre in C. Va bene, se lo dici tu mi fido. Allora, dai, Yukata Yamamoto. Pazzi furiosi. Io creerei in realtà anche un altro tier che è superatori seriali, però No, meglio di no. però ci Evitiamo. distogliamo. Allora, in realtà è capitato che abbiamo fatto un video tempo fa insieme parlando di lui e
E Di secondo Tachikawa. sì, un po' di tempo fa l'abbiamo fatto che io ero a Bologna e parlavamo molto bene di Tachikawa, che Sì. dicevamo che potrebbe essere una delle grandi rivelazioni future. E per me rimane questa idea, secondo me è un grandissimo regista. Sì, io vorrei vedere il film di Detective Conan che ha fatto, però ancora non l'ho trovato. Che ha fatto un film di Detective Conan dopo Mob Psycho. E Ah sì? obiettivamente, come dice Paolo, sì, è un grande talento. E lo aveva dimostrato già con Death Parade, ma ovviamente con Mob Psycho ha saputo affermare il suo nome ancora di più, perché probabilmente anche ispirato, se vogliamo, dalla lezione di One Punch Man, ha fatto quello che lui definisce come aprire una scatola di cioccolatini, no? Poi a me piace un sacco leggere anche le interviste di Tachikawa, perché almeno a livello di pensiero è uno che va molto concreto e lo sa esporre anche tanto bene. Decadence l'ho trovata anche quella interessante come serie. Non il locale che diceva prima Iaio, Decadence la serie. Questa qui L'ho messo in su. B, però in realtà se fosse per un mio, diciamo così, per un mio, diciamo, una mia visione, secondo me potrebbe stare anche in A, perché secondo me lui è un po' sopra diversi registi che ci sono in questo tier B, però vabbè. Sì, diciamo che comparando a Natsume, no? Che diciamo, gli è vicino anagraficamente a livello di età e tutto, anche a livello di esperienza, se vogliamo, lo metterei più in A anche io, perché Tachikawa, un po' come Natsume, ha fatto anche l'aiuto regista di Watanabe. L'ha fatto in Zankyo no Terror, che è una serie di merda, però l'ha fatto anche lui, quindi diciamo che condividono anche un po' la carriera. Sì. Va bene. Allora, entriamo in pausa. Ci vediamo fra 5 minuti con la bettola.